Ciao ragazze, allora in questo video vorrei parlarvi di quattro cose che ho inserito, comunque sto seguendo da un po' di tempo, per rendere la mia vita un pochettino più minimal, cioè avere molte meno cose e semplificata. Questa necessità di semplificarla nasce perché comunque sapete che io lavoro 40 ore a settimana, che poi non sono 40 ma sono 45, comunque sono molto fuori casa e nei miei giorni di riposo mi rendevo conto che scleravo, cioè avevo proprio troppe cose da fare, mi rendevo conto che iniziavo a non gestirle molto bene. Ho detto: ok, un attimo, stop, devo cercare di ridurre le cose, ma proprio in generale nella mia vita e concentrarmi sulle cose che veramente mi servono, che quindi poi devo seguire, pulire, fare e basta, perché veramente era diventato veramente ingestibile e questo valeva veramente per tutto, quindi ho adottato dei sistemi. Allora, prima di tutto, ho smesso di comprare cose in promozione, cioè quando c'erano le creme, lo sconto su Douglas, lo sconto su Sephora, vado a fare un giro da Sephora, c'è l'articolo in promozione, vado a fare un giro alla Modus, c'è l'articolo in promozione. Io ho sicuramente la passione per lo skincare. I trucchi un pochettino meno, comunque mi piace molto seguire queste cose, però mi rendevo conto che avevo una collezione, chiamiamola collezione di cose, creme, cremine, di tutto, prodotti da utilizzare e poi in realtà non avevo nemmeno il tempo di utilizzarli, quindi mi sono data un attimo un freno. Quindi basta cose che sono in promozioni, che sono scontate, basta cose che hanno il packaging carino, perché magari mi attira l'estetica dell'articolo, basta prodotti che vedo magari sponsorizzati o comunque visti in video di altri youtuber, magari vedevo un articolo su, non so, una crema, ne parlava sicuramente molto bene, questa cosa mi attirava e magari andavo a vedere e la ordinavo. Piuttosto adesso, se vedo un articolo che magari viene consigliato, mi tengo una lista sul mio iPhone, metto tra le note, mi segno degli articoli che magari, non so, ho voglia di provare e nel momento in cui vado a finire il mio articolo di riferimento, non so, a crema viso, vado a finire la mia crema viso, prima di andarne a comprare un'altra, vado magari a consultare questa lista e vedo se c'è una crema consigliata che avevo voglia di provare. Quindi ho smesso di fare tutto questo. Questo cosa ha portato? Prima di tutto ad avere molte meno cose nel mio cassetto, nel bagno, ogni volta che dovevo pulire il piano del bagno, cioè dovevo spostare tutto, mi rendevo conto che molte cose non le utilizzavo e quindi si sono ridotte. Quindi sono arrivata al punto di avere una crema viso, una crema notte, un contorno occhi. Attualmente ne ho due perché sono residui di contorni occhi che avevo comprato, ma quanti contorni occhi puoi mettere nella tua vita? E quindi adesso li sto ultimando, li sto finendo. Però sono riuscita ad avere una crema viso, una crema viso da giorno, una crema viso da notte, un siero, un contorno occhi e un tonico. Basta, cioè questo. Non mi serve nient'altro. Quando vado a finire il tonico, vado a cercare il tonico. Questo cosa ha permesso di fare, a parte avere molte meno cose in giro e un casino, e utilizzare realmente le cose, perché ovviamente più cose hai, più continui a girare, non vedi nemmeno i benefici di una crema, perché il beneficio di una crema lo vedi dopo 10-15 giorni di utilizzo, ma se hai 6 creme viso da utilizzare, ne continui a utilizzare e non vedi nemmeno il beneficio della crema, quindi a livello di utilizzo non ha nemmeno senso. 2. Io poi mi stufavo, no? Quindi vabbè, dai, ne compro un'altra, quindi da 15 diventavano 20, quindi non ha senso. E altra cosa è che piuttosto adesso faccio degli acquisti più mirati, perché? Perché so che devo comprare una cosa e utilizzarla, quindi quella crema viso la devo finire, cioè non ho alternative di creme e quindi faccio un acquisto più studiato, quindi vado a vedere la crema che mi interessa, quali sono i principi, cosa voglio dalla crema e mi permetto di spendere anche un pochettino di più. Posso anche permettermi di spenderne 25, 30 in base alla mia scelta, in base al mio budget, perché? Perché comunque alla fine ne ho, se ci pensate,
perché è stupido, no? Noi compriamo i prodotti in promozione, perché ovviamente il marketing si basa su questo, ci attirano, compriamo prodotti in promozione, ma alla fine se compri 15 prodotti in promozione, ne spendi 35-40 per comprarti una crema di Estée Lauder, che magari tanto sogni e tanto vuoi, ma se ci pensi, se tu ti metti da parte quei soldi, piuttosto che comprare tutti questi prodotti, e non so, una terra, magari prima avevo 10.000 terre, adesso magari ne ho una di Chanel, che mi piace, che comunque ancora lì e dura tantissimo, quindi... riesco praticamente a gestire in questo modo per quanto riguarda skincare e makeup, e si è ridotto davvero di tanto la mia collezione. Per quanto riguarda invece l'abbigliamento, faccio due tipi di ragionamenti. Voi lo sapete, se avete seguito il mio canale, io facevo veramente un sacco di shopping, cioè compravo veramente tanto, avevo un sacco di cose, e quando sono andata a vivere da sola mi sono resa conto, e anche con il lavoro che faccio, che comunque ho una divisa ad utilizzare tutte le cose che io avevo, non le utilizzavo nemmeno più perché durante la giornata non avevo modo di utilizzarle, e questo mi dispiace tanto, però questa era la realtà. La sera esco molto meno di quanto uscivo prima, quindi anche lì le cose che avevo per la sera le utilizzo molto meno. Quindi quando mi sono trasferita ho veramente guardato il mio armadio e mi sono scioccata, e anche sistemando l'armadio, sistemando la camera, mi rendevo conto che avevo delle cose che continuavo a tenere lì ma che non utilizzavo da tanto tempo. Quindi prima di tutto ho fatto una pulizia generale delle cose. E attualmente il metodo che utilizzo per l'acquisto dell'abbigliamento sono due. Allora, o compro perché ho bisogno, cioè ho stupidata, le mutande, mi servono le mutande, compro le mutande. Ho fatto un ordine su H&M 7 giorni fa, perché avevo finito le mutande nere che volevo di una determinata forma, e quindi ho fatto l'ordine. Ho finito i leggings, mi si sono rovinati i leggings, io compro spesso quelli di Decathlon, però è vero che si rovinano, o comunque stando a casa, Lolita ti salta addosso, si rovinano, quindi quando si rovinano butto via il leggings e ne compro un'altra. La maglietta bianca si sporca, si macchia, è una cosa che nel mio armadio c'è sempre, sia la maglietta bianca che la t-shirt nera. Cosa faccio? Butto via la maglietta bianca e ne compro una bianca. Quelle sono cose che mi servono. Non vi dico che ho una maglietta bianca e una maglietta nera, perché sarebbe irreale. Cioè, magari ne ho due bianche, due nere, ne ho anche più di due nere. Non è che sono andata a buttare tutto quello che avevo. Le cose che utilizzo le tengo. Però sicuramente non faccio più come prima di comprare nel giro di 3 mesi 5 magliette nere. Questo è il senso. Quindi questo compro quando mi serve qualcosa. Mi serve un paio di jeans, mi è diventato grande, mi è diventato piccolo, mi serve un paio di sandali. Questo è in base a quello che mi serve. Però quante di voi, e io sicuramente, sono andata in giro per negozi, quando entri nei negozi non ti serve niente. Cioè nessuno attualmente nel 2020 entra in un negozio perché gli serve qualcosa, a meno che non sia un look per un'occasione o per una cerimonia. Io lavoro in un negozio di abbigliamento, quindi lo so, mai nessuno mi dice entro perché ho bisogno, a meno che non è una nonna di 60 anni che mediamente fa gli acquisti come sto facendo io adesso. Però è raro che qualcuno entri in un negozio perché ha bisogno di qualcosa. Quindi lo facciamo tutte, è normalissimo, però io mi sto dando queste cose, mi fa sentire veramente meglio avere questi concetti. Altra cosa, altro metodo, a parte comprare quando mi serve qualcosa, è darmi magari o dei budget o degli obiettivi, nel senso, è inverno, quest'inverno, sto facendo un esempio, mi comprerò un cappotto, desidero avere un cappotto color cammello, per questo inverno mi do come premio, come acquisto della stagione, un cappotto. Quindi mi do quello, no? Controllo magari quando faccio il cambio stagione, controllo tra le mie giacche, tra le mie cose, e dico, ok, non ho un cappotto color cammello, ho voglia di avere un cappotto color cammello perché non mi sto privando di niente, nel senso non voglio arrivare al punto di dire non compro più niente perché non lo so. Lo sto facendo per essere razionale. Quest'inverno desidero avere un cappotto color cammello, ok, tra le mie spese ci sarà un cappotto color cammello. Non che, vabbè, vado a far shopping da Zara, da H&M, da Primark e compro un cappotto da Zara, perché poi tanto non li utilizzo, cioè lo so, mi conosco e non ha senso. Cioè poi mi spiace solamente avere lì cose che non utilizzo, mi occupano spazio e non ha senso. In questo modo so che
quando andrò a comprare quel cappotto lo scelgo perché mi deve piacere in un determinato modo, come deve stare, e anche lì magari mi posso permettere di spendere un pochettino di più piuttosto che avere sei cappotti che poi non mi soddisfano appieno nessuno dei sei cappotti. Un'altra cosa che ho smesso di comprare sono i soprammobili. Quando soprattutto vai a vivere da solo, quindi non vivi più con i tuoi genitori, soprattutto noi donne ci prende quella flippa di comprare soprammobili, cose per riempire la casa. Ecco, dopo un po' che vivrete da sole e vi renderete conto che dovrete anche pulirle quelle cose, a un certo punto ho sbarellato via cactus di Ikea, via soprammobili, via candele, via vasettini dove metto gli anelli, via i piattini dove appoggiate cose, via tutto, perché quando poi avete il giorno di riposo e dovete pulire, passare la polvere, vedete che quelle cose le detesterete tutte, quindi alla fine io ho tutto, non ho la casa vuota, ve lo garantisco, ho tipo in questo qui che è un mobile che ho vicino al letto, ho su una foto di Lolita, una cornice, non amo molto appendere i quadri, questa cosa l'ho notata, a parte qui dietro al letto, per il resto i quadri li appoggio sulle mensole, non chiedetemi perché, però non mi piacciono moltissimo i quadri appesi, mi piace molto il quadro appoggiato, in questo caso ho una foto di Lolita appoggiata e una ex diffusore che non è nemmeno mai aperto, che è lì, che mi piace. Però basta, perché prima invece avevo anche il cactus, il portabracciali, la scatolina con dentro gli anelli. In realtà prendono solamente polvere. Ogni volta devo spostare tutto, pulire. Cioè questa cosa veramente basta. Ogni volta che andavo anche da Maison du Monde, vedevo una cosa carina, un cuscino carino, il piatto carino, tutte queste cose qui. Sono sicuramente indubbiamente carine, ma sono cose inutili che io non compro più. Anche da Ikea. Ogni volta che andavo da Ikea compravo una marea di stupidate, ma anche per la cucina, il porta questo, il porta quello. No, adesso mi piace avere il piano della cucina vuoto. Non riesco tantissimo perché non ho tanto spazio nella cucina, quindi magari molte cose, molte cose che si utilizzano per cucinare, che può essere il cucheo, il macina qui, il macina là, non riesco a ritirare nei cassetti. Però la mia idea, il mio sogno sarebbe avere tutto ritirato. A me piace avere tutto nei cassetti, così mi dà veramente un senso di pace. Detto questi, a parte questi tre punti che veramente ho schematizzato nella mia vita, e vi garantisco che il giorno di riposo, quando devo pulire, che ho molti meno soprammobili, cose da pulire, passo l'aspirapolvere, passo la polvere velocemente perché non ho tutte quelle cose da spostare, non ho tutte quelle cose da sistemare, perché ovviamente più cose avete in giro più sono anche poi da sistemare, non ho tutti i vestiti, ho anche la cabina, l'ho rifatta tutta, ho tutto appeso, ho tutto schematizzato. Una cosa che sto facendo in quarantena è molto spesso mettere una camicia, un maglioncino, un top che magari non era da un po' che non utilizzavo, e valuto se mi piace veramente, la tengo su tutto il giorno e poi mi dico: mi sta bene? Mi piace? Mi soddisfa? No, se no la regalo, la metto nei bidoni dell'umana, cioè nel senso la do via, perché se è rovinata la butto, se non è rovinata la regalo, perché tanto avere lì cose non ha senso e mi dà solamente fastidio, perché non molto spesso io indubbiamente ho preso peso da quando convivo con Fabio e gli abitini che magari utilizzavo prima non mi stavano nemmeno più. Io ho fatto un periodo ad averli nell'armadio e dire: ma sì, ma poi quando dimagrirò, ma sì poi, oppure gonne troppo corte che magari prima utilizzavo e adesso non mi sento a mio agio. Quelle cose basta. Quando ho rifatto la cabina armadio ho detto: Ale, devo essere sincera, mi spiaceva tanto perché sono cose alle quali ero legata, no? Perché mi ricordavano la vecchia me, la Alessia giovane. Non che io adesso sia vecchia, però è normale che la gente cambi, si cresca, si cambia fisicamente, mentalmente, in 1800 cose. E quindi mi sembrava un po' di dare via una parte di me. In realtà mi sono detta: Ale, cioè non ha senso tenere nel tuo armadio vestiti che ti ricordano prima. Quindi ho veramente svuotato tutto. Ultima cosa che ci tenevo a dire è che io ogni tanto, quando ho tempo, ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, quando avete tempo, risistemo una zona della casa.
non lo so, avete già visto nei miei ultimi videovlog che magari sistemo dei cassetti, sistemo il reparto bagno, sistemo la cabina armadio, sistemo la cucina, sistemo qualcosa, ogni 6 mesi sistemo e dico, in questi 6 mesi ho utilizzato queste cose che magari nella precedente pulizia ho detto vabbè lo tengo perché magari lo utilizzo, no, allora li regalo. Non mi servono, quindi ogni tot vado a sistemare quelle zone per capire in realtà poi cosa ho utilizzato. E il mio obiettivo è piano piano andare avanti a fare questo, smaltire le cose che non mi servono. Io non sono dell'idea del minimalismo strong, ammiro chi è che ha la casa vuota, ammiro nel senso fino a un certo punto perché non riuscirei nemmeno a starci, però mi sto veramente semplificando la vita. Fatemi sapere voi cosa fate per semplificarvi la vita, magari datemi qualche consiglio, qualche sistema che utilizzate e come appunto cambiato, perché ovviamente io mi sono resa conto che sono cambiata, io ero, sapete, una che comprava un sacco di abbigliamento e adesso invece non ne sento nemmeno la necessità, per dire. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi 4 punti, se vi sembrano utili, se li seguirete, se siete invece l'opposto, che a voi piace avere un sacco di cose, i soprammobili e tutto, e aspetto i vostri commenti. Un grosso bacio, ciao!